Ciao, benvenuti ad un nuovo incontro al mio canale Ceramica Anto. Anche oggi realizzeremo insieme un oggettino in argilla bianca, facile facile. E come ripeto ogni volta, il costo per realizzare questo oggettino, sarà molto basso. Useremo attrezzature infatti di riciclo che troviamo comunemente in casa e affronteremo solo la spesa dell'argilla e della cottura del nostro oggettino, nel caso in cui non abbiate un forno. Però il problema è risolvibile perché potete portarlo a cuocere da un ceramista più vicino o dallo stesso fornitore dove avete comprato l'argilla. In genere offre questo servizio a prezzi non molto alti. Detto questo, oggi andremo a realizzare una simpaticissima e carinissima farfalla e con una tecnica molto semplice, come ripeto. Prima di iniziare, volevo ricordarvi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati e di mettere un like al video se vi è piaciuto. Buon lavoro! Prendiamo la nostra argilla e la raffia, la mia raffia per tagliarla. Voi la tagliate con un altro filo se non avete la raffia, che sia abbastanza resistente per fare un taglio all'argilla, insomma. Richiudete sempre di volta in volta l'argilla che non serve. Posizioniamo, vedete, io ho messo come sempre la mia tovaglietta perché così lavoro meglio e il lavoro che vado ad eseguire non si attacca sul piano. Adesso l'argilla che ho preso, può capitare, è un po' di più, per cui ne tolgo un pezzetto. Portata di mano ho sempre un'altra bustina, dove eventualmente vado a prendere l'argilla se mi serve di volta in volta. Adesso con il mattarello dobbiamo rullare la nostra argilla fino ad arrivare allo spessore di un mezzo centimetro, spessore intendo su tutti i lati, il bordo. E come lo ottengo? Lo ottengo girando in continuazione e rullando un paio di volte, non di più, altrimenti si formano gli avvallamenti. Non mi stancherò mai di dirlo, eh? Girate in continuazione, altrimenti rischiate davvero di creare degli avvallamenti che esteticamente, insomma, non sono belli. Quindi giro in continuazione. E vedete, la lastra, se girate in continuazione, si allarga senza alcuna fatica. Ci siamo quasi, eh? Uno spessore di mezzo centimetro è ideale, così le ali della farfalla non risultano troppo pesanti, insomma, esteticamente è meglio uno spessore più basso, ma non troppo fine, perché sennò si rischia di romperla durante l'esecuzione. Quindi, come ripeto, mezzo centimetro va benissimo. Ora, per realizzare questa farfalla, io non ho fatto altro che disegnarmi solo un'ala, essendo simmetriche le ali. Ne ho fatto una, quindi ne riproporremo due. Ho disegnato direttamente sul mio cartoncino direttamente i disegni che vado poi a riproporre sulla farfalla, e le parti cuoricino, l'asola e i due puntini che vedete più scuri sono quelli che vado ad incidere, a togliere.
mentre gli altri sono solamente incisioni. Fatti questi punti di riferimento, possiamo procedere tranquillamente e facilmente. Quindi possiamo procedere. Quindi metto la mia ala, la prima ala, e con lo stecchino, quello grande da spiedino, che è più resistente al taglio, vado a fare un taglio netto e dritto. Lo stecchino deve rimanere dritto, perché se taglio con lo stecchino in una maniera obliqua, il taglio non viene perfetto, viene obliquo anche il taglio, quindi risulterebbe poco carino, insomma. Ecco qui la prima ala. Poi ci proponiamo anche la seconda ala. E togliamo per il momento l'argilla che non serve, ma non la togliamo totalmente perché a breve prendiamo alcuni pezzetti di argilla che ci servono per i dettagli. Ora la posizioniamo su una base per l'esecuzione. E come vedete le due ali sono perfettamente uguali, perché basta farne davvero una. Bene, adesso col cartoncino, appunto con l'ala disegnata, potete fare le prime incisioni. Allora, le prime incisioni, eccola qua, è questa qua. Quindi vado a farmi i primi disegni e so che qui intorno dovrò fare dei buchini. Poi mi farò una solina qui, un cuoricino da questa parte, un'altra solina qui. Poi, per quanto riguarda le incisioni, posso farle poi all'ultimo. A me importa adesso più che altro togliere le parti che vanno asportate, insomma. Ecco, una. Poi facciamo anche la fogliolina o la solina. Il cuoricino. Poi le imperfezioni le sistemiamo con le mani, o con lo stecchino stesso. Ora facciamo la stessa cosa dall'altra parte, ma siamo più agevolati, perché andremo a posizionare l'altra base in maniera tale che venga esattamente uguale la parte che andiamo a togliere. Possiamo anche inciderla solamente e toglierla poi, ecco, che rimane più comodo. Vedete? La parte posteriore dello stecchino, pulite l'interno se ci sono rimasti alcuni pezzettini d'argilla durante la lavorazione.
Ritagliamo meglio il cuoricino e togliamo la parte che non serve. Poi sistemiamo. E adesso riprendiamo in mano il disegno e cominciamo ad incidere. Quindi con la parte posteriore dello stecchino mi faccio tutti questi segni intorno. Questi cerchietti come da disegno, insomma. Poi voi potete fare il disegno, l'incisione che volete. Io adesso sto facendo praticamente in dettaglio quello che sto eseguendo, ma i vostri disegni possono essere diversi, no? Fatti sulla farfalla. Ecco, quindi le parti tonde andiamo a inciderle con la parte posteriore dello stecchino in questo modo. Poi abbiamo la soletta che dobbiamo con la stessa tecnica fare le incisioni con la parte posteriore. Invece con la parte anteriore, con la punta, facciamo una sorta di ciglia che sembra un occhio più che altro adesso. Quindi ci riproponiamo lo stesso da questa parte andiamo, vedete, io posiziono sul tornello, ma voi non avete bisogno di comprarlo, eh? Io lo posiziono per farvi vedere meglio l'esecuzione del lavoro. Questo è il tornello, più che altro è indispensabile in un laboratorio, ma non a casa. Per fare questi tipi di oggettini, insomma, occorrono attrezzature più semplici. Ok, adesso abbiamo questa parte superiore, sì, così abbiamo dei piccoli serpentelli e facciamo anche dei serpentelli. Poi una volta essiccato e cotto, ovviamente, siccome è terra bianca, diventerà bianco e voi potrete colorarlo, essendo ancora inesperti, potrete colorarlo con i colori ad acqua, a tempera, oppure cimentarvi con i colori ceramici, guardando altri miei corsi. Per i colori ceramici, insomma. Potete colorare, decidere di colorarlo come volete, insomma. Ok, adesso l'argilla che abbiamo lasciato da parte servirà per crearci il corpo della farfalla. Abbiamo tolto la tovaglietta, così rulliamo meglio il colombino che non è nient'altro che questo serpentello che poi diventerà il corpo della nostra farfallina. Allora, facciamo la parte finale un po' più fina e poi suddividiamo il corpo prendendo poi le misure, posizionandolo sempre qui sopra. Voi prendete le misure bene, così, no? Con un paio di forbici andate a tagliare la parte dove andrete ad aggiungere la testolina. Poi la incollate con la balbottina che, come vi dico ogni volta, non è nient'altro che l'argilla liquida resa cremosa in questo modo. Fa aderire perfettamente le parti degli oggettini che andiamo a costruire.
questo caso stiamo attaccando la testolina, quindi si attacca, vedete, perfettamente. Adesso la testolina cerchiamo di renderla un pochino più, ecco, spigolosa, appuntita così, no? Per dare un po' l'idea della faccina della farfalla. Poi facciamo gli occhietti, la bocca con lo stesso stecchino e poi facciamo dei forellini sulla testa in maniera tale che a fine cottura potete inserirci dentro dei ferretti che poi simuleranno le antennine della farfalla. Adesso il corpo lo suddivideremo in tre fasi, una quasi centrale. E con lo stecchino andiamo ad affinare. Allora la testa va bene, quindi la parte un po' centrale e poi la parte finale. Così. Ora, prima di andare a collocare il nostro corpo qui della farfalla, dobbiamo schiacciare leggermente i bordi della nostra farfalla per renderla più delicata, no? Per non far vedere il taglio netto dello stecchino. È semplicissimo, basta una leggera pressione con il dito e si smussano gli angoli. Adesso possiamo procedere. Prendiamo prima un'ala, mi avvicino alla mia colla. E andiamo a mettere la prima ala, quindi prendiamo bene le misure per posizionare il corpo. Adesso tolgo questa così è più comodo. E adesso andiamo a mettere la colla anche sull'altra ala da incollare. A questo punto possiamo anche fare in modo di capovolgerla e assicurarci che sia ben salda al corpo anche nella parte sotto. Fatto questo, la poggiate di nuovo sul piano lavoro, sistemate per bene e il lavoro è quasi completato. Date forma alla vostra farfallina. E alzate leggermente le ali per dare l'idea della leggerezza del volo, non lasciatele piatte. Se ce la fate. Bene, assicuratevi sempre, come ripeto, che sia tutto a posto. Bene, la nostra farfalla è terminata e al prossimo incontro con il prossimo lavoro. Buon lavoro a voi!